Amici telespettatori, la più cordiale buonasera da parte di Regno di Vita. Ancora Miss Italia, ancora una finale regionale, ma questa volta siamo in provincia di Caserta e più precisamente queste immagini vi giungono a una piazza bellissima, la piazza di Santa Maria Vico. Facciamo un applauso, ecco, agli amici telespettatori che ci stanno vedendo in questo istante. Questo è l'entusiasmo di Santa Maria Vico. E il saluto che vi arriva quindi da terra di lavoro, questa terra che non finisce mai di stupire. Noi intanto andiamo avanti con il nostro concorso e con la nostra carovana, andiamo da una parte all'altra della Campania, ma in tutta Italia si stanno svolgendo selezioni dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, compresa la Sardegna, a ricerca della nuova Miss Italia. Perché siamo qui? Ve lo spiego subito. Perché questa sera la giuria sceglierà tra tutte le finaliste regionali la ragazza che ci rappresenterà alla semifinale nazionale di Miss Italia. Pensate un po'. E allora questa ragazza verrà scelta tra non molto, riceverà un titolo molto importante, il titolo di Miss Givova Sport, un titolo che pesa, un titolo davvero molto importante. Tutto questo tra qualche istante, però attenzione, abbiamo registrato delle immagini particolari che vedremo appunto tra qualche istante, anzi io direi di farle vedere immediatamente. Allora partono le immagini, linea al backstage, noi ci vedremo tra qualche istante, a dopo, a dopo.
Buonasera amici di Santa Maria Vico, buonasera. Allora, iniziamo con l'organizzazione. L'organizzazione di questa serata, con la supervisione di Antonio Contaldo, è sua. È il nostro gancio, come viene definito, referente regionale di Miss Italia da ben 8 anni. Con noi chiamo il dottor Alfonso Crisci. Possiamo iniziare se non arriva lui, se non arriva il sindaco. E allora lo chiamo immediatamente, però il sindaco accompagna anche il vice sindaco insieme, ok? E allora arriva il sindaco della città di Santa Maria Vico, Andrea Pirozzi, e il vice sindaco Veronica Biondo. Eccoli qua, un applauso. Andrea Pirozzi e il vice sindaco Veronica Biondo. Ciao, ci rivediamo. Allora, sindaco e vice sindaco, questa è la città di Santa Maria Vico. Non possiamo iniziare se non con le parole del sindaco, a cui cedo immediatamente la parola. Poi sentiremo anche Veronica, che ho presentato qualche tempo fa, qualche tempo fa, perché qualche anno fa. Saggio di danza, sì. Ecco, lei faceva saggio di danza, io l'ho presentata in quell'occasione, qualche tempo fa. Ma mai avrei immaginato di ritrovarla poi come vice sindaco, che bello. Sindaco, a lei la parola, prego. Buonasera a tutti voi, buonasera agli ospiti, buonasera alla giuria, grazie per il vostro intervento. Un saluto particolare dalla città di Santa Maria a Vico, a nome mio, del vice sindaco, ma dell'intera amministrazione che sta qui. Santa Maria a Vico ospita la bellezza così com'è la nostra città, oggi abbiamo una bellezza particolare. A loro voglio intanto fare subito i complimenti, questa sera è una bella serata di bellezza e quindi noi ci goderemo questa ci goderemo e daremo un segnale positivo alla provincia di Caserta, di ottimismo, di positività. Grazie a te, grazie a tutti voi, grazie all'organizzazione, grazie a coloro che hanno lavorato sotto il sole da oggi, a tutto lo staff, a tutta l'organizzazione di Miss Italia che veramente abbiamo visto lavorare in maniera dura. Grazie a tutti voi. Muchas gracias, obrigado, come diceva anche Papa Francesco, dicendo grazie, grazie, grazie. Sì, lei ha ragione, tanta bellezza. E lo possiamo dire anche questa sera, l'abbiamo detto a San Felice Cancello, lo ripetiamo anche qui a Santa Maria Vico. Questa volta Santa Maria Vico è diventata, grazie a tutte queste belle ragazze, la città più bella d'Italia! Ci mancherebbe altro! Guardate che cosa abbiamo portato qui questa sera! E a queste bellezze si aggiunge quest'altra bellezza, ma hai ricevuto parecchi complimenti in questi giorni. Allora, diamo la parola al vice sindaco, a te il microfono. Grazie, grazie, buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi, per averci raggiunto a Santa Maria a Vico. Il mio primo grazie va ad Alfonso, che ha fortemente voluto questa manifestazione insieme all'amministrazione e abbiamo fatto tanto per organizzarla insieme, l'abbiamo ripetuta quasi 2 volte, che non è andata proprio bene con il tempo la prima volta. Voglio ringraziare anche io tutto lo staff di Miss Italia e tutti gli operatori che sono stati per 2 giorni, sia venerdì che oggi, impegnati nella realizzazione di tutto questo. E niente, in bocca al lupo a tutte le ragazze, quindi stasera premieremo non solo la bellezza ma anche penso il carattere e soprattutto il messaggio, il talento sportivo e il messaggio poi che passerà, il coraggio di mettersi sicuramente in gioco. Mandiamo indietro il nastro, andiamo a finire nella città di San Felice a Cancello. E allora, San Felice a Cancello, prima finale regionale per il titolo di Miss Miluna, e in quell'occasione ha vinto questa ragazza che ci rappresenterà insieme alle altre, a quella di stasera, alla semifinale nazionale di Miss Italia. A San Felice a Cancello, amici telespettatori, sempre qui in provincia di Caserta, ha vinto il titolo di Miss Miluna lei, Martina Alfano.
siamo questa volta in un'altra città e ha vinto questa ragazza, anche molto bella, è il titolo importantissimo di Miss Sorriso, perché è il primo titolo di Miss Italia nel 1939. E allora, a vincere questo titolo è lei. Arriva con tutto il suo fascino Ilary Monsurro. Attenzione, abbiamo la terza ragazza, è una ragazza che ha vinto, eravamo a Casoria, giusto? Eravamo lì e in quell'occasione ha vinto un titolo molto importante, il titolo di Miss Napoli. E allora, signore e signori, la Miss Napoli 2023 è Maria Chiara Volpe! Vinto questo titolo qualche settimana fa e la chiamo immediatamente, signore e signori, Morena Liscio. E salutiamo una ragazza che purtroppo non è riuscita a venire ed è la ragazza che ha vinto proprio poche ore fa. Eravamo in provincia di Benevento, a Paduli. E il titolo che è stato consegnato ieri è un titolo veramente molto importante, il titolo Miss Eleganza, vinto da questa ragazza di Caserta. Lei è di Caserta e quindi un applauso particolare per Alessia Caruso.
qua. Classifica dice testualmente che al sesto posto si classifica la concorrente con il numero 8, Roberta Calemme. La mamma di Vincenzo sarà contento, Vincenzo? Ma anche stasera non è andata male, un bel quinto posto. Yvonne, tu ne sai qualcosa? Yvonne di Francia, vieni. Sempre là, 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 e chissà che poi, spiccherà il volo. Un applauso. E un sorriso un po' sforzato, forse.
La giuria qui a Santa Maria Vico decide che, amici telespettatori, al quarto posto si classifica una ragazza che è qui, in prima fila, alla mia destra, e sta per raggiungermi, la concorrente numero 2, Manuela Sorrentino. La concorrente che conquista la terza posizione. Ed è la concorrente con il numero 36, Viola Sofia. Si stacca ma raggiunge un'ottima terza posizione. Un applauso. Miss Sport Givova Campania è la concorrente con il numero 7, Fabiana Boccia. Flavio Sollo ed Erenio De Vita vi ringraziano per la cortese attenzione e vi rimandano alle prossime puntate di Aspettando, Cercando Miss Italia qui in Campania. Speriamo bene e complimenti e auguri alla nuova Miss Sport Givova Campania, Fabiana Boccia.